questo è un tuo momento d'oro, no? Sì, un momento di grande successo. E sei arrivato quando a Roma tu? Da dove innanzitutto? Io sono arrivato da Parma circa 2 anni fa. E 2 anni fa che cosa facevi a Parma? Già cantavi questo genere o l'avete trovato insieme a Franco Migliacci? Sì. Tuo scopritore e qui a Roma. Il secondo padre. Secondo padre. Diciamo che c'era già questo contesto di discorso, sì, che un po' riguarda la nuova generazione, cioè il fatto che tutti i giovani si rendono conto che non c'è un futuro molto prospero per loro. Quindi, però non bisogna avere questa gioia verso l'Apocalisse, quasi questo amore per l'Apocalisse. No, anzi, che bisogna combattere. È una reazione, certo. È una reazione positiva, visto che noi la facciamo con la musica, non la facciamo né con le armi né con la violenza. Cioè, è un discorso da portare avanti per portare un miglioramento con un mezzo che in fondo è innocuo. È innocuo, cioè la canzone. Certo. La canzone. E tu quindi hai trovato questo genere assieme a Franco Migliacci, sei partito con il primo pezzo Rock and Roll, che sì, è stato un grosso successo.